giorno, stante l'impossibilità del Presidente del Consiglio di cui sono stato investito fino a stamattina per le funzioni del Presidente del Consiglio, facente funzione. Siccome ormai da una decina di giorni per questa parte, la stessa lettera del Presidente, che era l'ennesima dimostrazione dei fermenti interni alla maggioranza, ritenendo che oggi poteva verificarsi quello che voi si sta verificando, ovvero l'epilogo dell'amministrazione, non ho voluto esercitare il mio ruolo di Presidente del Consiglio facente funzione in maniera propria da esponente dell'opposizione. E quindi per un fatto di correttezza istituzionale ho rimesso tutto nelle mani del primo cittadino. Ho chiesto a lui di indicarmi il giorno, la data e l'orario della convocazione. Questo perché ritengo che il senso delle istituzioni vada ben al di là dei colori politici e delle appartenenze. L'istituzione viene prima di tutto. Né uno ho sentito che qualcuno ha cercato di utilizzare questo mio rispetto istituzionale, che peraltro non è nuovo, non è la prima volta che convoco il Consiglio Comunale, non è la prima volta che la Presidente delle Commissioni svolgo istituzionalmente il mio ruolo, ma si sa, qualcuno, non avendo argomenti, certe volte cerca di attaccare i propri avversari politici interni ed esterni utilizzando queste piccole vestibilità. Lo dico perché, non perché mi interessano questi rumors, queste dicerie, ma perché ritengo che l'esperienza di questa legislatura, di questa consigliatura, sia la dimostrazione più evidente dell'assenza totale e paragiata di una classe dirigente. Balagian non ha una classe dirigente, non c'è al momento una classe dirigente dentro di questa quota da nessuna parte. Questo perché, a torto o a ragione, i partiti politici si sono svuotati completamente dei loro ruoli e delle loro funzioni, che erano quelle di addestrare i cittadini al ruolo di amministratori. Prima di candidarsi, una volta bisognava fare la gavetta, bisognava attaccare i manifesti, bisognava distribuire i volantini, bisognava andare a spiegare al cittadino che cosa si era detto il giorno prima dell'assunzione. Quindi c'erano i gruppi politici, gli assessori personali non potevano nascere perché c'erano i gruppi che facevano filtro delle richieste dei singoli dei consiglieri o dei gruppi importanti all'interno del partito, già all'interno della sede del partito stesso. Quindi in amministrazione il sindaco, i capigruppi consigliari, l'assessore comunale aveva un ruolo già filtrato dai partiti. Oggi invece i partiti non ci sono, non ci sono perché purtroppo il sistema dei partiti a livello nazionale è saltato, quindi è cascata, e cascato anche nelle periferie, e quindi oggi ne paghiamo lo scotto di questa assenza del sistema politico. Poi magari per poter vincere a livello locale si cerca di mettere insieme tutto il contrappunto nella sperata spasmodica da parte di qualcuno di poter gestire il potere, ma poi le conseguenze sono queste. Le conseguenze sono quelle per cui dal minuto dopo hai vinto e devi amministrare, e siccome peraltro oggi amministrare i comuni non è più una cosa facile perché non ci sono più i soldi che arrivano da Roma a cascata come avveniva prima, perché prima la tassazione la faceva lo Stato, c'erano i soldi i comuni potevano scavalcare le risorse che dal nazionale arrivavano dal livello locale. Oggi invece, con il tanto vituperato o propagandato federalismo, i comuni hanno necessità in gran parte di tassare proprio le cittadinanze e dimostrare la loro capacità manageriale. Quindi bisogna anche avere gente, in particolare il sindaco e i ruoli principali dell'amministrazione, che abbiano competenze specifiche per poter amministrare la cosa pubblica, perché bisogna conoscere le normative, forse più dei funzionari, per evitare di rimanere ostaggio dei funzionari, bisogna conoscere le normative meglio dei consiglieri esterni, per evitare di rimanere ostaggio dei consiglieri esterni, bisogna essere in grado di poter guidare un'amministrazione. Il tentativo che è stato fatto con l'esperienza da Raso, a freddo tra due realtà, la sinistra e il centro balagianese, ha prodotto questo effetto negativo. Mancava una leadership politica, era solo una leadership elettorale, perché tutto si può dire tranne il fatto che
Gaetano Carrasco come persona, come medico, avesse, spero per lui abbia ancora conservato come uomo il rispetto della gran parte della cittadinanza palagianese, e quindi attraverso questa sua capacità personale si è cercato di nascondere quelli che sono quei problemi politici che sono emersi in tutta questa consigliazione. Io voglio evitare di ribadire tutto quello che è stato detto dai miei colleghi di maggioranza e di opposizione sulle cose che non sono andate in questa amministrazione, anche perché le ho dette tante di quelle volte in occasione dei vari bilanci, delle varie delibere importanti e quant'altro, che ritagliare oggi sarebbe semplicemente un'inutile aggiunta all'epilogo di una situazione piuttosto penosa, penosa per il paese. Da un lato è una liberazione, un'amministrazione che non funziona, che è immobile, che crea danni, è stato un problema per i cittadini che ne subiscono le conseguenze. Dall'altro però c'è anche, a dire il vero, la responsabilità di chi avrebbe dovuto mettere fine molto prima a questa legislatura, mi riferisco a 2-3 mesi fa, avrebbe evitato un anno di commissariamento, perché adesso avrebbe un anno di commissariamento. Dobbiamo sperare che la prefettura ci mandi un commissario che abbia la voglia e la capacità di guidare l'ente in questi mesi, cercando di affrontare tutti i nodi che sono rimasti scoperti. Perché laddove invece la prefettura dovesse mandarci un funzionario abituato a occupare la poltrona solo unicamente in attesa delle prossime elezioni, noi rischiamo altri 10 mesi di immobilismo nel sotto di questa amministrazione. Molti nodi, ripeto, sono ancora scoperti. Oggi stiamo discutendo dei bilanci. Il bilancio di Palagiano, al di là di quello che ci sono i conti, anche perché forse i revisori sono nuovi alla realtà e quindi forse non sono stati neppure messi a conoscenza di tutte le situazioni che realmente ci sono negli uffici. Io ricordo che nel 2007, quando sono entrato in questo consiglio comunale dall'opposizione, ho cercato di far emergere molte questioni che erano nei cassetti. A luglio del 2007 ci dicevano che non c'erano tenuti fuori bilancio, che non c'erano passività potenziali, che tutto era sotto controllo. Poi ho iniziato a fare la prima, la seconda, la terza richiesta, ho fatto i miei sposti. Dopo 6 mesi è uscita la prima relazione del settore finanziario che diceva che c'erano 5 milioni e mezzo di debiti fuori bilancio. Poi da lì a qualche altro mese sono uscita 4. Quindi c'erano circa 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio nel cassetto. Tant'è che la seconda legislatura è stata dovuta sostanzialmente provvedere per evitare il dissesto del comune a bloccare tutte le attività di ordinaria amministrazione per iniziare a pagare tutti quei debiti, certo. E ancora ci sono degli stracci, non ci sono più quei numeri, ma ci sono ancora degli stracci. Basta prendere la relazione al rendiconto dell'anno scorso dei revisori. Ci sono 3-4 passività potenziali all'epoca che oggi in molti casi sono diventati debiti fuori bilancio, e di cui io non trovo copertura nei bilanci. C'è la questione Angelini, c'è la questione Tefora, c'è la questione della Torrata, c'è il debito fuori bilancio Cisa che verrà saldato dopo quando incasseremo le somme della TAR, quella forse è l'unica coperta. C'è una vicenda arnese che ancora non si capisce che se gli altri dovranno prendere o meno. Ci sono tutta una serie di contenziosi di cui non conosciamo né il numero e né la contare. Non conosciamo il numero. È dal 2007 che vedo l'ufficio di contenziosi di avere l'elenco delle cause di come parte. Non siamo mai riusciti ad avere l'elenco completo, ma non per volontà dei funzionari che sono anche susseguiti nel tempo. Quello è uno sparito fascicoli personali dipendenti. Quindi un comune al disastro più completo, che si sta cercando anche dall'opposizione di normalizzare. Ecco perché è importante, al di là del prendere atto che questa amministrazione è chiusa, è finita, io mi preoccupo, visto anche quello della campagna elettorale di questa seduta, io mi preoccupo per quella che sarà la nuova amministrazione del Comune di Palagiano, quella che verrà eletta l'anno prossimo. Io mi auguro che ognuno dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, in particolare quelli di maggioranza, che in
questa sede hanno voluto, non so quando realmente o quando